della scoperta, mi spiaggia con a cavallo e ci sto facendo la mia. Buongiorno bikers! Oggi novità, faccio la zavorrina per dirigerci verso la spiaggia di Coda Cavallo, una spiaggia bellissima racchiusa nell'area naturale marina protetta di Tavolara. È una spiaggia caratterizzata da un susseguirsi di insenature con bellissime spiagge scogliere con una ricca macchia mediterranea. Ma nonostante i bellissimi pronostici siamo riusciti a perderci, ma non eravamo soli. Guardi, mi sono perso anch'io, non entrerò nemmeno albergo d'Ossau. Per raggiungere questa bellissima spiaggia ci sono circa 51 minuti, sempre facendo riferimento al nostro punto di partenza, cioè il villaggio camping Cala Pineta. Guardate che spettacolo di panorama ci si è presentato davanti dopo qualche curva. Fantastico. Un po' ci siamo persi, i cartelli non è che spiegavano benissimo. Siamo alla spiaggia di Coda Cavallo, che è lì sotto, di là. Penso, perché è ancora tutto in forze. Però stiamo andando un po' all'esplorazione, quindi penso che sia giusto. Comunque veramente bello, ragazzi. Non so se dalla GoPro i colori si vedranno, ma è in turchese. Ok, torno su. Anche qua i parcheggi sono a pagamento, ma per le moto nel periodo in cui siamo andati era totalmente gratuito. Vi consiglio di arrivare presto perché è veramente molto affollata. Credo che possa essere definita una delle spiagge più belle della Sardegna, almeno a parer mio e sicuramente nella mia top 10, se non nei primi posti. È veramente fantastica, ma penso che queste immagini parlino davvero da sole. Oltre ad essere una spiaggia veramente incantevole, ci sono tanti piccoli sentierini che potete percorrere per poter esplorare meno questo pezzetto di costa. Io ve lo consiglio di portarvi delle scarpette perché ne vale veramente la pena. Rimarrete incantati dai stupendi colori e dei panorami veramente a mozzafiato. Alla scoperta di spiaggia Coda Cavallo e io ci sto facendo la mia. Se questo video diario di viaggio vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un mi piace qua su YouTube e a iscrivervi al canale, così potrete vedere il seguito di questa super vacanza. Come sempre vi saluto, un grandissimo abbraccio e buona strada, bikers!